Benvenuti. Oggi vedremo la seconda puntata della nostra serie Pianeta Egitto, in cui si raccontano le guerre che gli egiziani hanno combattuto spessissimo nella loro storia millenaria, soprattutto per difendersi da invasioni nemiche. E a questo proposito c'è una domanda molto interessante che è arrivata in redazione. Dice così: perché gli egizi non hanno sentito il bisogno di espandersi, come hanno fatto invece i romani e prima di loro Alessandro Magno, e potremmo aggiungere i persiani e gli assiri? La loro mancata espansione è forse il segreto della loro longevità? È molto interessante, come vedete, e sarebbe bellissimo rispondere di sì. Politicamente corretto, ma comunque bellissimo. Questo impero è durato così a lungo perché non si sono messi in testa di conquistare il mondo. C'è qualcosa di vero, ma fino a un certo punto. È vero che nel nostro immaginario gli egiziani non vanno in giro a conquistare altri paesi. Sono loro che sono continuamente aggrediti. Perfino nella Ida di Verdi, che mostra gli egiziani al massimo della bellicosità e della pompa guerriera, però nasce tutto per il fatto che i barbari etiopi, come dice il libretto, stanno invadendo l'Egitto. Quindi gli egiziani si difendevano sempre e basta? Ecco, in realtà non è del tutto vero. Il problema è che la posizione dell'Egitto ha indirizzato le loro ambizioni in direzioni inaspettate. Tanto per cominciare, gli egiziani hanno sempre mirato a soggiogare la Libia. E lo hanno fatto. La Libia per tutta l'antichità è stata sotto una fortissima influenza egiziana. Però la Libia vuol dire una striscia abitabile lungo la costa. Come hanno imparato a suo tempo anche i generali italiani, tutto il resto della Libia è deserto ed è impossibile controllarlo. E quindi lì l'espansione egiziana si è fermata per forza. Invece, la geografia dell'Egitto suggeriva ai faraoni un'altra direzione per allargare il loro potere, che per loro era importantissima, mentre a noi rischia di sfuggire. Si trattava di andare a sud, di risalire verso le sorgenti del Nilo, del fiume che era l'asse di tutto il loro mondo. E l'Egitto regolarmente ha combattuto le popolazioni africane che vivevano a sud, la Nubia antica, oggi sarebbe il Sudan, e per gran parte della sua storia l'Egitto effettivamente ha sottomesso e dominato queste regioni, queste popolazioni nere che, tra l'altro lo sappiamo, nell'arte e nella civiltà dell'Egitto sono sempre presenti. Quanto alla direzione classica verso cui si dirigono le grandi espansioni degli imperi, cioè il Medio Oriente, ebbene lì gli egizi c'è stata una fase in cui hanno provato anche a espandersi in quella direzione. È l'epoca del Nuovo Regno, l'epoca della massima espansione del regno dei faraoni. Intorno grosso modo al 1500 avanti Cristo, l'Egitto effettivamente spinge e si espande e sottomette la Palestina, la Siria. Solo che poi entra in urto con un altro impero in espansione, gli Ittiti, che venivano dall'Asia Minore e che anche loro spingevano verso la Siria e la Palestina. Lì il faraone Ramses II combatterà quella che è probabilmente l'unica battaglia veramente famosa dell'antichità più remota, la battaglia di Kadesh, in cui si affrontano appunto gli egiziani e gli Ittiti. La battaglia di Kadesh, che secondo le fonti egiziane è una grande vittoria degli egiziani, e secondo le fonti ittite è una grande vittoria degli ittiti, ma che sicuramente in realtà è, come dire, è un pareggio, è uno stallo. I due imperi sono troppo forti, nessuno dei due può sopraffare l'altro. E quindi lì si ferma la grande espansione dell'Egitto. Ma siamo nella Siria attuale, sul fiume Oronte, in quello che sarà in futuro il cuore del regno dei Parti, molto lontano dall'Egitto vero e proprio. Quindi, insomma, in conclusione, gli egizi si sono spesso difesi, ma erano comunque anche loro un popolo imperiale e bellicoso. E non è un caso se i faraoni sono quasi sempre rappresentati con arco e frecce sul carro da guerra, oppure con la mazza in atto di abbattere un nemico sconfitto e inginocchiato. Erano, appunto, un popolo piuttosto militare e violento anche loro, nonostante tutto. Buona visione. L'antico Egitto. Per oltre 3.000 anni, una delle civiltà più vitali, ma anche più enigmatiche del mondo, fiori lungo il Nilo.
alternando periodi di pace a guerre sanguinose. Gli Egizi costruirono grandi città, eressero monumenti eterni, svilupparono la matematica e la tecnologia. La loro straordinaria eredità è ancora viva ai nostri giorni. Mentre il paese diventa più ricco, i suoi vicini si fanno più intraprendenti. Gli archeologi hanno svelato l'intelligente strategia dell'Egitto per respingere la minaccia straniera. Una strategia messa in atto dal suo più grande re guerriero, Tutmosi III. Colpendo per primo, Tutmosi spera di ampliare il suo impero e di stabilizzare la situazione lungo i confini. È un piano audace, i generali sono incerti e il faraone rischia di perdere tutto. Ma i nemici non gli lasciano scelta. Nel 1457 a.C. l'Egitto corre un grave pericolo. Gli ex alleati del vicino Oriente hanno unito le forze e minacciano i suoi confini. Ma il faraone Tutmosi III e i suoi soldati non aspetteranno che il nemico attacchi. Si dirigono a Megiddo, una città fortificata nei pressi del Monte Carmelo, nell'odierno stato di Israele. Oltre le colline ci sono i nemici del faraone, pronti ad attaccare. Andare incontro al nemico è una strategia molto rischiosa. Il futuro del faraone e del suo impero dipendono dall'esito della battaglia. Di fronte a questo ostacolo, l'esercito del faraone si ferma. Non c'è accordo su come proseguire l'avanzata. Infatti, gli egiziani ignorano dove il nemico abbia collocato le sue forze. Secondo i generali, l'esercito egizio deve aggirare la montagna. Spetta al faraone prendere una decisione. È in gioco il destino dell'impero. Gli egiziani si trovano nella terra di Canaan, a 4 settimane di marcia dai loro confini. L'area di Megiddo rappresentava una zona cuscinetto tra l'Egitto e i suoi potenziali nemici. Le città-stato locali si mantenevano neutrali o erano sotto il controllo egizio, finché non erano state conquistate dal regno di Mitanni, il principale rivale dell'Egitto. A Tebe, la capitale egizia, i sudditi del faraone attendono con ansia notizie della campagna. La ricchezza di Tebe, come quella dell'intero Egitto, dipende dal commercio e dai tributi dei territori sottomessi. E adesso questo sistema è in pericolo. Con più di 50.000 abitanti, Tebe è una delle città più grandi del mondo. Il tempo non ne ha scalfito la magnificenza. Come per miracolo, le colonne mostrano ancora parte dei vivaci colori originali. I bassorilievi descrivono il glorioso regno di Tutmosi. Ma il paese era minacciato da forze esterne e gli egiziani furono costretti a riconoscere che non erano soli al mondo. La cosa comportò un interessante cambio di atteggiamento. Nelle fasi iniziali della storia dell'antico Egitto, per dire egiziano ed essere umano si usava la stessa parola. Nel nuovo regno gli stranieri iniziarono ad essere considerati su un piano d'uguaglianza. C'erano i siriani, i sudanesi, i cretesi, eccetera, eccetera. I vicini dell'Egitto guardavano con invidia alla grande prosperità del paese. Mentre le popolazioni confinanti risentivano di frequenti siccità, grazie alla loro posizione geografica, gli Egizi godevano di raccolti abbondanti e regolari. L'Egitto era ed è composto al 90% da deserto.
ma il Nilo irrigava vasti campi fertili che davano raccolti capaci di sfamare all'incirca 3 milioni di persone. Questa abbondanza rese quella egiziana una delle società più stabili del mondo antico. E anche grazie al commercio, il popolo del Nilo accrebbe le sue ricchezze ed edificò i monumenti più grandi del mondo, le piramidi. Era evidente che gli dei prediligevano gli egiziani. Probabilmente gli egiziani erano un popolo molto arrogante. Erano convinti che nessuno stesse meglio di loro. Gli dei avevano dato agli egiziani il paese più bello del mondo e la maggior parte degli stranieri che visitava il paese era dello stesso parere. Avete questo fiume meraviglioso che vi rifornisce sempre d'acqua e questi campi che vi danno sempre raccolti e non dovete nemmeno faticare per coltivarli. L'Egitto è un paradiso terrestre. Tutmosi cresce in un mondo che non conosce né la carestia né la guerra. Sale al trono ancora bambino, dopo la prematura morte del padre. Ma il piccolo sovrano è troppo giovane per governare. Perciò la zia e matrigna, Hatshepsut, prende le redini dello stato come reggente. La tradizione vuole che i faraoni fossero l'incarnazione di oro sulla terra. E Hatshepsut aspira all'autorità divina per governare a vita. Acquista gradualmente potere e alla fine rivendica il trono grazie a una fitta rete di amicizie politiche. Ho cercato di creare una lista di tutti i funzionari governativi e degli aristocratici che la sostenevano. Forse era questo il suo asso nella manica, una specie di società segreta, ma forse un'espressione troppo forte. Meglio parlare di un gruppo ristretto di sostenitori molto potenti che l'appoggiava senza riserve. Per confermare la legittimità del suo governo, Hatshepsut altera il suo aspetto sui bassorilievi del tempio e sulle statue ufficiali. All'inizio viene ritratta come una donna, con il seno e i lineamenti femminili. Ma ben presto esibisce la barba cerimoniale come i faraoni che l'hanno preceduta. Hatshepsut si è ufficialmente trasformata in un faraone maschio. Anche se in futuro Tutmosi sarà il suo rivale, Hatshepsut ricorre ai migliori insegnanti del paese per il bambino, che così impara l'astronomia, la matematica, la religione e la medicina. Lo istruiscono sulle vittorie dell'Egitto, ma lo avvertono anche della grande minaccia alla quale è esposto il paese, la dominazione straniera. Solo due secoli prima, una tribù straniera si è impadronita dell'Egitto del Nord con la forza. È stato un duro colpo. Gli egiziani avevano sempre creduto che il loro paese fosse invincibile. Eppure, nel 1648 a.C., gli Hyksos, un popolo nomade del Nord-Est, ha invaso l'Egitto e l'ha diviso in due stati rivali. Gli Hyksos governano il nord, i Tebani il sud dell'Egitto. Da millenni il paese è protetto dai suoi confini naturali. Deserti inospitali delimitano l'Egitto ad est e ad ovest, rendendolo quasi inaccessibile agli invasori. Un esercito morirebbe di sete prima di avvistare il nemico. A nord, il Basso Egitto è protetto dalle paludi del delta del Nilo. Nessun nemico può attraversarle, o almeno così si pensa. Nell'estremo sud, le rocce e le rapide delle cateratte del Nilo impediscono la navigazione di lunghi tratti del fiume. Gli egiziani sono perfettamente consapevoli della loro fortuna. L'Egitto era protetto dalla natura. Bastava mantenere alcuni presidi di frontiera e qualche guarnigione e non c'era bisogno d'altro. L'Egitto poteva tenere a bada chiunque ed è quello che fece nei suoi primi 15 secoli di storia. Riuscì a tenere fuori dal paese tutti gli stranieri indesiderati, tutti i potenziali invasori. Ma gli Hyksos sono diversi dagli altri nemici.
grazie a una geniale invenzione, penetrano nel delta e poi passano all'attacco dall'interno del paese. Per accelerare l'invasione, gli Hyksos impiegano un'arma nuova e terribile, il carro. Grazie alla loro superiorità tecnologica, spingono le milizie egiziane nell'estremo sud. Avanzano sempre di più. Sembra che nulla possa fermarli. Un antenato di Tutmosi tenta di bloccarli. Il faraone Sekenenrattau deve affrontare un evento ritenuto impossibile. Un'invasione in grande stile del paese. Ma non ha alcuna speranza contro questo esercito venuto da lontano, meglio armato e più preparato del suo. Sekenenrattau paga con la vita. La sua mummia mostra in modo evidente le terribili ferite che portarono ad una morte atroce. Tutto ciò sconvolse profondamente gli egiziani. Fu un'onta essere invasi da un popolo che disprezzavano e subirne il dominio per 108 anni. Fu un duro colpo per il loro orgoglio e per la loro visione del mondo. Dopo Sekenenrattau, il faraone Amose, sovrano di Tebe, pone finalmente termine alla dominazione straniera. Gli archeologi hanno ricostruito questo bassorilievo, l'unico resoconto della vittoria di Amose sugli Hyksos. Il faraone ha imparato la lezione dai suoi nemici e li batte con le loro stesse armi. Costruisce dei carri da guerra per cacciare gli invasori dal suo paese. Amose ricompone l'unità dell'Egitto e annuncia l'avvento del cosiddetto Nuovo Regno, i cui faraoni giurano di restaurare la gloria d'Egitto e di respingere qualsiasi minaccia esterna. Ma nel vicino Oriente si stanno preparando dei nuovi nemici, i Mitanni, una tribù guerriera più temibile degli Hyksos e in piena espansione. I Mitanni cercano di indebolire l'influenza dell'Egitto a nord-est. Stabiliscono alleanze con i sovrani della terra di Canaan, promettendo di liberarli dai tributi imposti dall'Egitto. Mentre i Mitanni si avvicinano ai confini dell'Egitto, vengono raggiunti dagli ex vassalli del loro nemico. A Tebe, la capitale egizia, il tempo stringe. Ma Tutmosi è ormai adulto e Hatshepsut non sono d'accordo sulle decisioni da prendere. Tutmosi vuole mobilitare subito l'esercito per intercettare il nemico prima che raggiunga i confini dell'Egitto. Hatshepsut preferisce aspettare, perché vuole evitare a tutti i costi la guerra. Soprattutto una guerra al di fuori dei confini del regno. E anche se Tutmosi è l'erede legittimo, Hatshepsut non è ancora disposta a cedergli il trono. Tutmosi ribadisce che la sua strategia è l'unica che possa salvare l'Egitto. Ma è Hatshepsut che comanda. E bisogna obbedire. Si può dire che Hatshepsut avesse un approccio prudente, tradizionale, conservatore e più legato al passato, mentre al contrario Tutmosi III adottò un atteggiamento innovativo, dinamico, che mirava ad espandere la sfera di influenza dell'Egitto. Dato che è costretto a rinunciare alla guerra con i Mitanni, Tutmosi rivolge le sue attenzioni altrove, alla regione compresa fra l'Egitto e la Nubia, teatro di continui conflitti. I suoi antenati hanno già costruito una serie di fortezze lungo il Nilo. Ma il giovane re vuole rinforzarle, per dimostrare che l'Egitto è ancora forte.
I nubiani, guerrieri temibili, compiono incessanti scorrerie nel sud dell'Egitto. Oggi la maggior parte dei presidi di frontiera dell'antico Egitto è sparita. I loro resti sono stati sommersi negli anni 60, quando la diga di Aswan ha creato il lago Nasser. Ma grazie all'antica documentazione archeologica, possiamo farci un'idea dell'aspetto di queste fortezze. Ogni presidio ospita circa 500 soldati ed è una specie di piccola città munita di mura. Ci sono caserme, magazzini per il cibo, laboratori e templi. Le torri di guardia garantiscono una visuale aperta per chilometri. Ma queste fortezze non rivestono solo una funzione difensiva contro le invasioni. Proteggono anche le rotte commerciali. Ogni faraone, Tutmosi compreso, vuole accedere alle preziose materie prime della Nubia, fra cui l'oro e gli esseri umani. L'Egitto guarda sempre a sud. Non lo considera solo una terra di conquista, ma anche una fonte di materie prime e soprattutto di manodopera. Gli egiziani compivano spedizioni in Nubia con il compito di catturare degli schiavi. Le carovane rientravano con migliaia di nubiani. La campagna del sud di Tutmosi è un successo. Il faraone torna dalla Nubia con un gran numero di schiavi. I suoi ufficiali li trasformano in soldati pagati e privilegiati, perché i guerrieri nubiani sono considerati degli eccellenti arcieri. Armati di archi di nuova generazione, possono infliggere ferite terribili anche a grande distanza. Lentamente, Tutmosi crea un potente esercito. Il faraone è sicuro che la guerra con i mitanni sia inevitabile. Perciò avrà bisogno non solo di buoni soldati, ma anche di più armi. Le officine militari di Menfi forgiano asce e scudi, lance e punte di freccia di bronzo, da tempo le armi preferite degli egiziani. Ma Tutmosi stavolta vuole qualcosa di diverso. E si ispira agli antichi nemici dell'Egitto, gli Hyksos. Il suo esercito potrà contare sui carri da guerra. Gli egiziani si appropriano del vecchio carro Hyksos e lo migliorano in modo radicale. Conosciamo l'aspetto di questi carri perché sono stati raffigurati sulle pareti dei templi egizi. Inoltre, nella tomba di Tutankhamon è stato rinvenuto un carro cerimoniale dorato in perfetto stato di conservazione. È una dettagliata dimostrazione di come gli antichi egizi realizzassero le loro macchine da guerra. Costruivano il telaio con il legno piegato. Un numero variabile di raggi rinforzava le ruote. L'ampio asse conferiva stabilità al carro nelle curve più strette. La piattaforma da combattimento in cuoio poteva assorbire gli urti. Il carro era tenuto insieme da perni, fori e lacci di cuoio. Le parti danneggiate potevano essere sostituite. I soldati potevano smontare i carri e trasportarli per lunghe distanze, una cosa mai fatta in precedenza. Per manovrare queste macchine raffinate occorrevano una grande perizia e molta pratica. Due uomini, l'auriga e l'arciere, devono lavorare all'unisono in uno spazio angusto. Carro, cavalli e soldati devono formare una singola unità per poter reagire in modo fulmineo in battaglia. Prima di andare in guerra erano necessari anni di addestramento. Solo così i soldati potevano essere certi di colpire il bersaglio anche mentre si spostavano ad alta velocità su un terreno accidentato. Il giovane faraone si diverte con i soldati, lontano dalla vita di palazzo. Per questi due elementi, i carri e gli arcieri,
Gli egiziani si sono chiaramente ispirati agli Hyksos, poi però li hanno sviluppati facendoli diventare dei pilastri del loro esercito. Tutmosi ha radunato oltre 12.000 uomini sotto il suo comando. È forse l'esercito più grande dell'epoca. E ora il faraone può finalmente utilizzarlo, perché ha ricevuto importanti notizie. Sua zia Hatshepsut è morta. È la fine di un'era. L'enorme tempio funerario della regina si trova a Tebe. È stato costruito mentre Hatshepsut era in vita e celebra la pace goduta durante il regno della donna più potente della storia d'Egitto. La sua nave salpa per terre lontane e torna in patria carica di legni esotici, oro e schiavi. Hatshepsut viene sepolta nella Valle dei Re. Come vuole la consuetudine, il paese piange la morte della reggente per 70 giorni. È l'occasione tanto attesa dai nemici nordorientali dell'Egitto. È il momento di unire le forze. La notizia della malattia di Hatshepsut si diffuse ovunque, le comunicazioni esistevano, e così quelle forze che volevano attaccare l'Egitto decisero che era il momento di farlo. Una potente coalizione di principi nemici si raduna nei pressi di Megiddo, pronta a colpire a ovest. Per anni, Tutmosi ha avuto le mani legate contro la minaccia asiatica. Ora deve agire in fretta, se vuole anticipare il nemico, attaccando per primo. Il faraone lascia Menfi a capo del suo esercito e punta a nord-est. Dovrà percorrere quasi 200 chilometri di deserto ostile fino a Gaza, nella terra di Canaan. Il deserto protegge gli egiziani da migliaia di anni. Ora, però, devono attraversarlo. Formano una colonna gigantesca, 12.000 uomini e 2.400 animali. Un esercito così numeroso ha bisogno di rifornimenti regolari, tra cui 50.000 litri d'acqua potabile al giorno. Fino a poco tempo fa nessuno sapeva come sia stata possibile la spedizione nel deserto. Il mistero è stato svelato di recente. Una serie di scoperte ha svelato fino a che punto gli egiziani siano stati previdenti. Cumuli di pietre, antichi indicatori di piste e milioni di frammenti di vasi disseminati in zone remote del Sahara rivelano rotte commerciali dimenticate. Sembra strano, ma gli antichi egizi non avevano cammelli per compiere il viaggio. Potevano contare solo su buoi e asini. Perciò avevano dovuto sviluppare un sofisticato sistema di rifornimento idrico. Prima dell'esercito, avanzavano enormi carovane cariche di migliaia di litri d'acqua. Avevano il compito di creare delle aree di ristoro nel deserto. Ogni 70 chilometri, queste unità avanzate sistemavano le provviste d'acqua, fondamentali per l'esercito che seguiva. Oggi milioni di frammenti di ceramica segnalano in modo evidente le antiche rotte carovaniere del Sahara. Sono la prova della coordinazione e della cooperazione tipiche dell'antico Egitto. Dopo 10 giorni, Tutmosi e il suo esercito raggiungono la Palestina. Hanno sconfitto il deserto del Sinai, ma l'obiettivo dista ancora 11 faticosi giorni di marcia. Megiddo, una città fortificata arroccata in modo strategico in cima a una collina, nell'odierno stato di Israele.
La sua posizione elevata rende gli attacchi di sorpresa praticamente impossibili. Oggi l'area è ricoperta di campi. Allora era una parte essenziale della rotta commerciale ed è qui che si radunano i nemici di Tutmosi. Chi ha Megiddo può dominare la valle di Jezreel e chi domina la valle domina tutta la regione. Perciò Megiddo è un punto strategico. Tutmosi III lo sapeva e lo sapevano anche i ribelli cananei. Ecco perché si scontrarono qui. Non era solo un luogo ideale per combattere. Il vincitore di Megiddo avrebbe controllato tutta la regione. L'esercito di Tutmosi è a soli 30 km da Megiddo, ma ora ha di fronte il Monte Carmelo. Il faraone ha tre possibilità. Può aggirare l'ostacolo prendendo la pista a nord o quella a sud. Oppure può tentare di valicarlo frontalmente. Mentre i soldati riposano, Tutmosi raduna i suoi generali. Gli viene detto che la montagna è insidiosa e che valicarla è folle. I generali sono molto chiari al riguardo. I soldati hanno già sopportato una marcia di 4 settimane. Arrampicarsi sulla montagna servirebbe solo a sfiancarli prima della battaglia. Ma Tutmosi è di diverso parere. Ha in mente una strategia precisa. Il piano d'azione del faraone in questo momento cruciale è immortalato sulle pareti del Tempio di Karnak. La sua decisione è così importante da determinare il futuro dell'Egitto. È in momenti come questi che si fa la storia. Come vediamo in questo testo geroglifico, che riporta brani del diario del sovrano, il faraone disse: «No, affronterò l'angusto valico e non darò al nemico l'impressione di essere debole o codardo». Tutmosi ordina di scalare l'ostacolo e così sulla collina si snoda una lunga colonna di soldati. I carri smontati rallentano il passo. Mentre si arrampicano sulle rocce, i soldati sono vulnerabili. Ma Tutmosi sa che è troppo tardi per tornare indietro. Non c'è tempo per i ripensamenti. I suoi uomini lo seguono senza esitare, ma sicuramente qualcuno è convinto di andare incontro alla morte. Il faraone sospetta che il condottiero nemico, il re cananeo di Kadesh, abbia collocato le sue truppe nei punti d'accesso alla piana di Megiddo a nord e a sud. Può solo sperare che il re abbia lasciata sguarnita la via che passa per il monte. I soldati egiziani sono in difficoltà. Il valico è sempre più angusto. Le forze della coalizione potrebbero attaccare da un momento all'altro. La pista è quasi impraticabile. I soldati avanzano a stento. Il faraone è costretto ad ammettere che potrebbe aver commesso un terribile errore. Ma miracolosamente, gli egiziani arrivano alla fine del passo. Di fronte a loro si stende la piana di Megiddo. Sono riusciti a superare questo ostacolo. Ma il difficile deve ancora arrivare. Sta per iniziare la battaglia decisiva. All'alba, gli egiziani attaccano di sorpresa l'accampamento nemico. Il re di Kadesh si rende conto troppo tardi di essere stato superato in astuzia. Ha permesso a Tutmosi e ai suoi 12.000 uomini di superare le montagne senza problemi. Ha decisamente sottovalutato le capacità militari del faraone. Non c'è scampo.
Gli egiziani sono più numerosi dei cananei. Non c'è tempo per chiedere rinforzi e i cananei devono battere in ritirata. Gli egiziani entrano vittoriosi in un accampamento che appare deserto. In realtà, il re di Kadesh sta aspettando l'occasione giusta per seguire le sue truppe in fuga. All'improvviso, l'occasione si presenta. Perché i soldati di Tutmosi sono distratti dall'avidità. Invece di inseguire il nemico, le truppe egiziane si fermano a saccheggiare l'accampamento. Il loro generale, il re, è furioso. Leggiamo un altro estratto del diario del faraone Tutmosi III. I geroglifici dicono: se solo il mio esercito non si fosse soffermato a saccheggiare il campo nemico, avremmo conquistato Megiddo in un solo giorno. Tutmosi ha vinto la prima grande battaglia, ma la sua inesperienza e la mancanza di disciplina delle truppe hanno favorito la fuga del nemico. Mentre gli egiziani raccolgono il bottino, la coalizione dei cananei si rifugia all'interno di Megiddo. Nella sua lunga storia, Megiddo è stata una fortezza eccezionale. Oggi, un'equipe di archeologi sta effettuando scavi accurati nella città. La sabbia nasconde migliaia di anni di civiltà, disposti su livelli successivi. L'obiettivo è raggiungere le fondamenta della città dell'epoca di Tutmosi III. I frammenti di ceramica permettono di datare i diversi strati. Quando si trovano le fondamenta risalenti ad oltre 3.000 anni fa, è possibile ricostruire la forma della fortezza e degli edifici che racchiudeva. Megiddo non era una fortezza con imponenti mura difensive. Non erano necessarie. In una certa zona della città c'era il palazzo del potere. Sappiamo dove era l'ingresso. Sappiamo dove era il tempio. Dunque conosciamo l'ubicazione dei due luoghi più importanti della città. Sappiamo anche che non c'erano fortificazioni vere e proprie, ma delle case costruite una addosso all'altra, tutte collegate, che formavano una specie di fascia protettiva attorno alla popolazione. Le case fortificate di Megiddo, arroccate in cima ad una ripida collina, proteggono il re di Kadesh e i suoi uomini. Secondo le fonti dell'antichità, l'assedio dura 7 mesi. È sempre stato un mistero come Megiddo abbia potuto resistere così a lungo, fino a quando gli archeologi non hanno scoperto i resti di un sofisticato sistema di rifornimento idrico. Un'enorme galleria scavata nel cuore della collina portava l'acqua fino alla città. Tutmosi III racconta che Megiddo resistette 7 mesi, quindi ovviamente aveva acqua e cibo a sufficienza, ma non dice in che modo riuscì a conquistare la città. Gli egiziani devono aver raggiunto le mura, devono aver abbattuto le porte o corrotto qualcuno per entrare. Era una strategia molto comune nell'antichità. Comunque, alla fine, Megiddo cade. Gli egiziani hanno sconfitto i nemici. Il re di Kadesh e i suoi alleati vengono condotti di fronte al faraone. Tutmosi ha l'occasione di dimostrare le sue capacità di statista. Deve trovare un modo per governare questo territorio così lontano da Tebe, la sua capitale. Sfidare il faraone equivale a bestemmiare gli dèi, e per gli empi non c'è pietà. I generali esigono che i nemici siano messi a morte.
ma il re di Kadesh implora che la sua famiglia venga risparmiata. Ancora una volta, Tutmosi ignora i generali e segue il suo istinto. Avvenne qualcosa che poi diventò una pratica adottata dai faraoni per 4 secoli. I nemici furono costretti a giurare di non ribellarsi mai più al volere del faraone e all'Egitto. Inoltre, avrebbero dovuto pagare le stesse tasse che pagavano i contadini egizi ogni volta che il faraone o i suoi ministri lo avessero richiesto. E per finire, furono costretti a consegnare i loro figli più piccoli. Tutmosi risparmia la vita ai capi ribelli, ma prende in ostaggio i loro figli. Garantiranno che i padri non disubbidiranno mai più agli ordini del faraone. Nella terra del Nilo saranno educati come egiziani. Le bambine rimarranno in Egitto. I bambini un giorno torneranno in patria come re vassalli al servizio del faraone. Gli egiziani volevano conquistare questa regione. La strategia più ragionevole era espugnarne le città e trasformarle in roccaforti egizie per poi governarle. Ed è quello che fecero. Sulla terra di Canaan esercitarono un dominio di circa 300 o 400 anni, a partire da città come Gerusalemme e Megiddo. Era una strategia ideale. Non aveva senso distruggere tutto. Era meglio occupare la regione. Tutmosi torna in patria da trionfatore. Ha dimostrato di essere un faraone valoroso e un generale potente. In tutto il regno, gli egiziani esultano per la vittoria sul re di Kadesh e la conquista di Megiddo. I sacerdoti spalancano le porte dei santuari degli dei imperiali. Il bottino di guerra, l'oro del nemico, viene offerto al dio che ha propiziato questa vittoria. Amon, dio supremo del regno e del nascente impero. A Tebe, la capitale, la vita sembra più tranquilla e sicura, ma è una sensazione ingannevole. I principali nemici, i Mitanni, non si danno per vinti e tramano la vendetta. Tutmosi rafforza il controllo sulla terra di Canaan, ma la sua vittoria è fragile. Decide di schiacciare i Mitanni nel loro paese. Lo fece solo dopo le prime 4 o 5 campagne militari. Una volta consolidato il suo potere nei territori che corrispondono all'odierna Palestina meridionale, rivolse le sue attenzioni alla costa libanese. Allo scopo, sarebbe stato molto più comodo e forse più facile caricare l'esercito sulle navi e avanzare via mare. I documenti antichi dicono che Tutmosi pianificò una campagna via terra e via mare contro i Mitanni. Ma gli archeologi non erano certi che fosse possibile. Le centinaia di modelli di barche rinvenute nelle tombe e le innumerevoli rappresentazioni sulle pareti dei templi dimostrano quanto fossero importanti le navi per gli egiziani. Ma erano in grado di navigare in alto mare? Sappiamo che in quel periodo Tutmosi III e i suoi funzionari erano in contatto con Creta e con la Grecia continentale e potevano raggiungerle solo per mare. Alcune pitture raffigurano Rek Mira e altri funzionari di Tutmosi III che mostrano le navi ormeggiate nei porti egiziani. Nonostante le immagini e le iscrizioni, non esistevano testimonianze archeologiche che gli egiziani sapessero costruire navi in grado di affrontare il mare aperto. Poi, alcuni anni fa, sulle sponde del Mar Rosso, gli studiosi hanno scoperto i resti di un porto marino egiziano, uno degli unici due di cui si abbia notizia. Una rete di almeno 7 gallerie scavate nel cuore del corallo fossilizzato.
È la prova che gli egiziani non si limitavano a navigare sul Nilo, ma solcavano anche il mare aperto. Gli archeologi hanno rinvenuto vasellame, resti del fasciame delle navi e testi che documentano imprese commerciali finanziate dallo Stato. Ma le caverne racchiudevano una sorpresa ancora più grande. Nel cuore di questi magazzini, gli studiosi hanno trovato altre prove decisive. Il carico e l'attrezzatura lasciati dai marinai egiziani. Centinaia di metri di antiche cime, il lascito di un popolo abituato a solcare il mare aperto. Gli egiziani costruivano navi da carico in grado di affrontare lunghi viaggi, centinaia di anni prima di Tutmosi III. L'archeologa navale Cheryl Ward ha portato alla luce alcune sezioni delle tavole di legno. Le bastano pochi frammenti della poppa per ricostruire l'intera nave. Queste imbarcazioni erano molto più robuste e grandi delle barche impiegate sul Nilo. Per costruire una nave occorrevano 20 alberi. La nave poteva trasportare 40 persone e 17 tonnellate di carico. Grazie alle vele larghe 14 metri, poteva viaggiare a 6 nodi, quindi era 3 volte più veloce degli asini a terra. Questo frammento di legno è speciale anche per un altro motivo. Ci permette di capire in che modo gli egiziani assemblavano le navi. Utilizzavano grossi pezzi di legno, che chiamavano tenoni, e li infilavano nelle apposite cavità praticate in ogni asse. Qui vediamo le estremità di ogni tenone. Sono a coppie e bisogna pensare che qui sopra c'era un'altra tavola, con questi grossi pezzi di legno che tenevano insieme tutto. Ma c'era anche una legatura. E nelle asole passava un cavo di rame che serrava il fasciame. In questo modo la giuntura fra le tavole e la chiglia era il più stretta possibile. Il metodo ad incastro permetteva di smontare facilmente le navi, un po' come i carri da guerra. I marinai potevano trasportarne i pezzi via terra e ricomporre la nave una volta a destinazione. E la destinazione era il regno di Mitanni, gli acerrimi nemici di Tutmosi, a 900 chilometri dall'Egitto. Tutmosi naviga a nord con 170 navi e un esercito imponente. Quando sbarcano, i soldati portano con loro alcune navi smontate per attraversare il fiume Eufrate. I soldati egiziani si radunano sulla riva del fiume e si preparano per la guerra. Ma la grande battaglia tanto attesa dagli egiziani non ha luogo. I Mitanni si sono ritirati nelle pianure asiatiche. Tutmosi distrugge le loro città, delimita i suoi nuovi territori e dichiara la vittoria. I suoi diari di guerra terminano subito dopo la campagna dell'Eufrate. Una stele reale, in riva all'Eufrate, segna il confine estremo del suo impero. Tutmosi ha raggiunto i limiti geografici della sua potenza militare. L'Egitto non si spingerà mai oltre. Alla fine, Tutmosi e i suoi soldati possono tornare a casa. Nessun egiziano vuole vivere qui, così lontano dall'Egitto. Il Nilo è il centro del loro mondo, un paradiso in terra. Questa superpotenza dell'antichità non ha grandi ambizioni di conquista e si espande solo quando è ragionevole e necessario.
Tutmosi III sembra esemplificare un atteggiamento tipico dell'Egitto, e cioè quello di considerare i territori circostanti solo come una sfera di influenza e non come un impero formale. I messi viaggiavano nei territori assoggettati e comunicavano gli ordini ai capi locali. Questi si conformavano al volere del faraone e agivano di conseguenza. Ancora una volta, Tutmosi torna a Tebe in trionfo, dopo aver esteso la sfera di influenza dell'Egitto come non era mai stato fatto prima. Nessun faraone è mai stato così potente. Tutmosi ha assolto la sua missione e ha allontanato il pericolo di una dominazione straniera. Per ringraziare gli dei, fa ampliare il tempio di Karnak. E ne fa decorare le pareti con le immagini delle piante e degli animali esotici che ha scoperto nelle sue campagne militari. Come tutti i suoi antenati, nei bassorilievi del tempio Tutmosi viene ritratto come il conquistatore dei nemici dell'Egitto. Ma è stato molto di più. Ha sfruttato le sue vittorie per stabilire un collegamento fra l'Egitto e il mondo esterno, per la prima volta in 1500 anni. Nel corso del Nuovo Regno, quando l'Egitto si affacciò ancora di più sulla scena internazionale ed estese la sua autorità nell'Asia occidentale, nel Mediterraneo, nel Sudan, poco alla volta la mentalità cambiò. L'Egitto divenne molto più consapevole degli stranieri e più tollerante. Tutmosi viene ricordato come il più grande generale egizio e come un politico astuto. I suoi 54 anni di regno su 3 milioni di sudditi sono stati straordinari. Con le sue campagne militari mirate, Tutmosi ha reso l'Egitto più stabile e più sicuro di quanto non fosse mai stato. L'Egitto poteva dare inizio al suo periodo aureo.